Continua l'incubo stadio per la Turris. Il club corallino è ancora alla ricerca di un impianto alternativo a Liguori per completare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C entro il termine ultimo del 5 agosto. Tramontata l'ipotesi Romeo-Menti di Castellammare di Stabia, per motivi di ordine pubblico, data la rivalità tra le rispettive tifoserie, sembrano sul punto di svanire anche le alternative Viterbo e Francavilla. Nel frattempo si ritenta la carta a Benevento e il sindaco Palomba ha chiesto anche un incontro con il prefetto di Napoli, in attesa di risposte anche da Potenza e Monopoli. E proprio la cittadina pugliese al momento sembrerebbe la soluzione più accreditata per scongiurare quella che sarebbe una vera sciagura sia a livello sportivo, la mancata iscrizione comporta la radiazione del club, sia a livello economico, dopo le ingenti spese per ammodernare l'impianto di illuminazione e il manto erboso. Il tempo stringe e il rilascio del certificato di idoneità del campo è l'ultimo vero ostacolo per la partecipazione della Turris al campionato, con il presidente Colantonio che ha già annunciato la sua intenzione di rinunciare alla Serie C se non si troverà immediatamente una soluzione.